Salve a tutti ragazzi, io sono David96, siamo ritornati su Resident Evil 7 con il quarto appuntamento di questa serie. Niente, vi lascio al video, ci vediamo in game. Vi ricordo che nel scorso episodio abbiamo sconfitto il nostro caro papà Jack Baker. Però poi non so se veramente l'abbiamo sconfitto del tutto. Siccome hanno sempre delle sorpresine nascoste questi qua, questa bella famigliola. Quindi, allora vediamo un pochettino. Allora, questo è... che cos'è? Un nido. Un nido di vespe. Che è successo? Mamma mia. Cos'è sta cosa? Ci dobbiamo sparare. Forse non dobbiamo andare di qua. Dobbiamo andare di qui. Questa scena già l'avevamo vissuta in questo luogo, con un episodio flashback della sua ragazza, che non mi ricordo bene come si chiama ora. Oh, ma che dobbiamo fare quindi? Lei è di sopra. Allora, proviamo a scappare. Reagire lì così. Niente. Ci curiamo. Soltanto che ci servirebbe appunto quel lanciafiamme che abbiamo visto lì, quel progetto per questi insetti. Per uscircene fuori. Chiudiamo la porta. Non c'è nient'altro. Che è sto rumore? Cartucce per il fucile. Non possiamo fare niente. Combustibile solo. Utilizziamo questi, vediamo un pochettino. Cosa riusciamo a trovare? Ma cosa fanno queste cavolo di cose? Che schifo è? E sono ragnetti. Ci saltano di sopra. Niente, non possiamo proprio farci niente. Sono finiti, è a posto. Non siamo ancora. Abbiamo ancora vita, no? Questo lo fa... cosa possiamo convertirlo? Cartuccia incendiaria. Ma facciamolo, dai. Possiamo ancora combinarlo. Cioè, saranno per un fucile. Fucile a pompa. Proviamo. No. Lanciagranate, infatti. Chi ha lanciagranate? Assurdo. C'è pure il lanciagranate in questo gioco. Oh, questo è schifo di cose. No. Ancora queste cose che ti inseguono. Oh. Mamma mia, queste cose proprio non ti lasciano in pace, eh? Non ci lasciano in pace. Beh, cuccio bruciatore. Ovviamente però non abbiamo spazio. Non abbiamo spazio. Che possiamo fare? Facciamo così. Abbiamo già un pezzo del progetto. Vabbè. Per ora possiamo anche stare così. Queste cose sono
sono zanzaroni. Zanzaroni inutili. Guarda, c'è qua. No. Ma che cavolo è? Ci vogliono morti. Ci vogliono morti queste cose. Vediamo se possiamo ancora stare un pochettino in vita. Allora. Ah, schifo. Vecchia mappa casa. Oh, non ti pare che sono morti? Ah, e siamo tornati di nuovo a questo punto. Ok. Non so, ce n'è altri. Basta. Impugnatura bruciatore. Oh, li stiamo trovando tutti qui, eh? Vediamo un po' che possiamo fare. Ci servirebbe, infatti, come la cassa ci servirebbe. Oh, finalmente ci abbiamo pure uno zainetto. Possiamo trasportare più oggetti. Perfetto. Ah, direi che questa qua di utilizzarla. Ok. Andiamo a prendere questa pugnatura. Perfetto. Cosa abbiamo? Cattura di munizia. Cartucce fucile, finalmente. Possiamo riutilizzare il nostro fucile a pompa. Ok, allora abbiamo trovato l'impugnatura del bruciatore con il beccuccio a posto. L'abbiamo creato il bruciatore. Ok, impugnatura e beccuccio. Allora, vediamo se possiamo direttamente già utilizzarlo. Sì. Ok. Ok, perfetto. Ok. Allora, vediamo un pochettino cosa devono fare questi insetti. Questo bruciatore. Li screpentiamo tutti. Screpentiamoli tutti. Non sono morti. C'è. Schifo. Ok. Prima alveare è andato. Ah, questi qui mi sono saltati di sopra. Per questo. Perfetto. Altra erba. C'è nient'altro. Altri insetti. Combustibile, combustibile, ottimo. Li ricarichiamo. Ok. Qua non c'è nient'altro. Sì. Niente, si è rotto. Ma ci curiamo, che ci siamo. Ok. Andiamo a distruggere gli altri alveari. Distrutto? Ora sì. Perfetto. Fatto combustibile solido. Ce n'è altri. Altri insettacci. Altro che insetticida. Che ci vorrebbe questo contro le zanzare. Ma veramente? Ok, qua abbiamo preso tutto. Non possiamo fare niente con questo. Questo è per lanciagranate. Pistola rotta. Niente. Andiamo avanti. Riprendiamo allora, il lanciafiamme.
c'è nient'altro qui. Ci siamo fatto sfuggire. Ma no, qua abbiamo preso tutto. Niente. E qua pure. Oh, ma ci serve un ghirlandello, perfetto. Vediamo che c'è. Oh, soluzione medica. Male non ci fa. Ok. Anche se poi devo conservarmela, pazienza. Poi mi devo abituare ai tasti. Facciamoci altre munizioni. Niente, l'ufficio a pompa non ne abbiamo, è d'antica. Che io le avevo buttate, invece servivano, è come se servivano. Ma che cazzo? Ancora lei. Non era morta intanto. Dacci un taglio, Mia. Voglio delle risposte. Lo so, è vero. Vorrei dirti tutto quanto, ma... Ma io ricordo solo qualche frammento, il resto è sparito. Oh. Papà, giusto? Ti spiace se prendo la mamma in prestito per un po'? Su, fa qualcosa! Non stare lì impalato! Ethan, aiuto! È lì. Merda! È arrivato pure Lucas. Ma questi proprio non ci vogliono lasciare in pace, no? Ah, statuetta di pietra. E questa qua. Questa ci serve. Dobbiamo buttare questo, mi sa tanto. Sì. Buttiamo questo. Per forza. Non ci possiamo fare niente. Andiamo a prendere la statuetta di pietra. Andiamo di nuovo dove eravamo prima. Ah, possiamo cambiare le munizioni, queste saranno le munizioni più potenti, potenziate. Infatti, va bene. No, queste le utilizziamo dopo. Ok. No. Ma che cazzo c'è? Sa tanto che non ci vuole far entrare qui, eh? No, no. Sono un casino in questa famiglia, eh? Cioè, ora lei. Qua è Lucas. Quella bambina che era spuntata da lì. Ce n'è ancora un casino che dovremmo affrontare, eh? Se non siamo ancora lontani dalla fine del gioco. C'è lei qui. Dobbiamo andare avanti o no? Proviamo ad andare avanti piano piano. Inizia a darmi sui nervi. Mamma mia, abbiamo scampato. Ok, mettiamoci la statuetta di pietra. Ok, siamo arrivati praticamente a rifare di nuovo questa operazione. Ok. Questo era abbastanza semplice rispetto a quello dentro la casa. Una passeggiata. Niente, proseguiamo. Se no c'è questa. Ci ammazzerà sicuramente. Cazzo! Schifo. Erano gli insetti. Cristo santo! In questo senso si vede che non sono proprio dettagliati al massimo sti insetti, eh? Potevano farli meglio, ok. Ma vediamo che possiamo fare. Ci vorrà sempre la manovella. Chissà dove sarà. Ma qua non c'è nient'altro, giusto? No, c'è invece qualcosa. Combustibile solido, ovvio che c'è qualcosa. C'è sempre qualcosa. Ok.
Ok. Allora, vediamo che c'è qui. C'è la porta con il corvo. Sarà un'altra chiave. Zoe, ha provato di nuovo a introforte al piano di sopra, Credevi che non me ne sarei accorta? Anche dopo quello che è successo a Evelyn, continui a berrare di quella strana medicina. E cosa credi di fare con il... Tieni la raga con le tue dita appiccicose, nessuno tocca il mio sacro altare. E che cos'è? Pensi che io e tuo padre siamo degli idioti? Patetico, quella ragazzina viziata. Vorrei che tu non fossi mai nata. Imperdonabile, patetica con la tua aria di superiorità. Se credi di poter abbandonare la nostra casa. Dopo tutto quello che abbiamo fatto per te, patetica. Ci vuoi scrivere qualche altra chiave con patetica? Se mai ti becco toccare il mio altare, ti taglio quelle tettine e le servo come brasato. Niente, è uno shock. Ti taglio le tettine. Allora, ci curiamo. E prendiamo questo. Sì, facciamo così, così, perfetto. Ok. Ho visto qualcosa, scendiamo di qui. Sì. Sì, ma qui era dove l'aveva preso. L'aveva catturata la sua ragazza. Non vorrei che facciamo la stessa fine. Oh, la manovella. La manovella. La facciamo così, carichiamo. Ok. E l'abbiamo presa. Finalmente. Si spunta lei ora. E vai via. Oppure. Ma vedi che c'è qua? Ma che schifo. Ok, penso che ora dovremmo staccarla e rimetterla in quel posto lì. Sicuramente. Infatti si è staccata solo. Siamo sempre equipaggiati di lanciafiamme, perché ovviamente non possiamo sapere se spunta quella. Ah, qua ci siamo già andati. Ah, finalmente si può... Ma è sempre lei, cioè. Niente. Comunque scarsina rispetto al papà. Al papino. Basta un colpo di lanciafiamme e la possiamo bloccare tranquillamente. No, vabbè. Ma sta aprendo sta troia. Dai, non mi dire che stai venendo qua. Dai, dai, vai avanti, vai avanti. No, è sempre qui. Sempre qui. Attenzione, ragazzo, voglio mostrarti una cosa. No, no, mostramela dopo. Mostramela dopo che non mi interessa proprio niente. Nah. No. Senza munizioni, sì. Senza munizioni. Siamo rimasti senza munizioni. Ok.
Cazzo allora. Ma come si fa? Guarda come facciamo a affrontare a quello. Dai, vai! Dai, vai, vai! Solamente non sono accorto di noi. Sembra un po' strano, no? Forse non ci può andare qui. Vai. Cosa abbiamo qui? Combustibili, ci siamo salvati. E ci siamo stiro lo sciacquone. Andiamo qua. Chiave corvo. Eccoci. Finalmente l'abbiamo trovato. Ok. Mamma mia, ma proprio ste chiavi non potevano farle? Semplici, semplici. Ah, un'altra moneta antica. Che si fa? Che si fa? Polvere da sparo. Ma la buttiamo questa qui. Vuoi che ti dico? Era soltanto una, tanto una pallottola. Ce la possiamo fare a meno, dai. Allora. Ricapitolando. Non abbiamo nient'altro. Ok, scappiamo. Scappiamo, scappiamo. E andiamo ad aprire quella porta. Ok. Ci siamo. Cazzo, tocca. No. Mi sono spaventato vero stavolta. Cosa finito? E ora? Ha rotto le scatole. Credevi di poter fare più porci comodi con la mia famiglia? Vaffanculo, va. Ora. Dai, ce la facciamo, ce la facciamo. Finalmente. È mia. Che cazzo? E finisce così? No, non ci credo. È caduta là sotto. È tipo la scena della mummia. Con tutti gli scarabei. Niente. Finalmente ci sta lasciando aprire sta porta. La chiudiamo su questa porta. Che c'è qui? Ma che? Sei acquisito? Ma che cos'è Voldemort? E dov'è Codalish? Note riguardanti il siero della serie. Ingredienti indicati. Necessario sintetizzare siero. Forse ci siamo. Ci siamo, no? Che dobbiamo fare? Telefono. Sarà Zoe, sarà. Chiama solo lei. Ho appena sistemato tua madre e i suoi cazzo di insetti. Era meglio avvisarmi. Mi dispiace tanto. Ma per il siero? Non l'ho trovato. Ma so cosa serve per crearlo. Una testa di serie D e un braccio. Siamo sicuri? Una testa? Dovrei averla da qualche parte. Davvero? Ma per il braccio non ho idee. Hai cercato dappertutto? No, non ancora. Devo controllare il piano di sopra. Ok, prova lì. Se c'è, vieni alla roulotte. Niente, ci serve una testa e un braccio, semplice. Un braccio già l'abbiamo. Quello suo, ce l'ha tagliato.
11 ottobre ho uno strano fischio alle orecchie che non sono riuscito ancora a dormire da quando quella ragazzina è qui. Sono d'accordo con Zoe, c'è qualcosa di strano in quella piccola, così come in quella donna che era con lei. Vedo cose, sento rumori, la nasa non passa, sono andato dal dottore e non mi ha fatto una radiografia. Cosa mi sta succedendo? Piccolo ha un... Mi ha offerto un dono. L'ho conservato il dono nella stanza segreta in fondo al piano di sopra, dove nessuno lo troverà mai. Quel braccio simboleggia la fiducia della piccola, quel braccio ci condurrà alla felicità. E se qualcuno prova a rompere questa felicità, non lo lascerò vivere. Mamma mia, che è un braccio, che è il suo. Cos'è questa, la bomba con la voodoo? Soluzione medica forte. Che cos'è? Mamma mia, un ratto caramellato. Che abbiamo qui? Ah, questo ancora non so cosa servono. Ci serve qualcosa qui. La bilancia e la porta sembrano connessi in qualche modo. Moneta antica, un'altra moneta antica. Sì, ma io non so dove metterla sta moneta antica. La lasciamo qui per il momento. Non abbiamo niente. Ci vorrebbe un'altra lanterna, a quanto pare. Vediamo dove possiamo andare a trovare queste cose. Ma che cos'era? Che cos'era quella cosa? No. Ma che gli ha fatto fare per cadere di qua? Oh, pazzo. No. Ma che Che schifo. razza di... Pazzesco. E ci va pure. Cioè, ci dobbiamo andare per forza. Lui è pazzo, no? Pazzesco quello. Che si è trasformato in un ragno. Aveva braccia lunghissime. Ci serve quella lanterna. Per forza. E ora? Ok, abbiamo sbloccato questa porta finalmente. Che ci siamo, ovviamente ragazzi, salviamo sempre. Non si sa mai. Ragazzi, prima di proseguire siamo ritornati dentro la casa della famiglia dei Becker. Vediamo che c'è all'interno, qua sono vari utili che ci può servire. Quella, lanciagranata. Non sapevo che c'era qualcosa che ci poteva servire. Lanciagranata, non possiamo prendere un cavolo però. Facciamo così. Stiamo riprendendo quello che abbiamo buttato. Sono incendiari, non c'è più niente. Lanciagranata. Olè. Ok, ci risiamo. Questo ci serve però. Questo sì che ci serve. Contro questa poi. Foto tesoro. La prendiamo dopo. Come tutto il resto. Chiusa dall'altro lato. Andiamo di qua.
andiamo di qui. No. Ma io me ne scappo. Non possiamo prendere niente. Niente, niente. Che facciamo? Tanto queste cose sono sempre utili, no? Niente, questa universale la buttiamo, facciamo così. Non serve a niente, non penso servirà molto, no? Questo facciamo così, così ci liberiamo spazio. Ok. No, facciamo così, va bene così però. Ci serve un grimaldello, non l'abbiamo ovviamente. Ok. Che dobbiamo fare? Scendiamo. Siamo obbligati. Bloccata. Che abbiamo? Altro combustibile. Ci serve questo. Questo ci serve. La voglia. Ci serve. Forza così dobbiamo fare. Siamo questo. Adesso non lo prendevamo. C'è un bug. Fesce lei ora. Ok. Ok, okay, niente. Ok, niente. Chiusa dall'altro lato. Costruzione. Niente di qua, non ci possiamo andare. Non possiamo fare niente. E qui che abbiamo un letto. Ma siamo di nuovo dove eravamo prima. Ci resta tutto per salire. No! Ma lo doveva fare questo. Che schifo è! Andatene, caro, resta con noi. Che si fa ora? Mamma mia, lo sapevo che c'era una boss fight. Lo sapevo. E ora che si fa? Mamma mia. Non guardare. Vediamo come riesci a cavartela.
ragazzi, niente. Ma che cos'è? Che cosa c'è? Sembra la stanza quella di Harry Potter della scuola. Le mandragole ci sono. E che si fa? Non possiamo fare niente. Ma dove cazzo è? Fine, l'abbiamo uccisa. Uccisa. Ecco, lanciagranate. Non rialzarti più, stronza. Lanterna. Ok. Ci siamo, l'abbiamo presa finalmente. E questa mi sa tanto che non si rialzerà vero più. Tutti quei colpi di lanciagranate, vorrei dire. Ci sono tante cose che non possiamo trascurare qui. Cioè, tanto questo dobbiamo forza buttarlo. Mettiamo. Ok, ricarichiamo. Qua non c'è nient'altro. Mai sbloccato. Oh, aspetta. Stava facendo spaventare. Stava salendo una scarpa. Niente, sconfitta. Più velocemente rispetto al Jack Bagger. Si è fatta sconfiggere subito questo. Niente. Vediamo che c'è qua. Le prendiamo un poco. Prendiamo un po', ma non c'è niente di che ci possa servire di così veramente di così utile. Combustibile, fluido chimico, c'è un vabbè, niente. Cosa che abbiamo, che abbiamo, possiamo anche farne a meno. Sì, tendiamo. Ah, si sta sbloccando sta porta. Ok. Non si vede la pistola. C'è nient'altro. Si è spinto qualcos'altro, no? Ok. Ok, riteniamo un secondo al camper. Sorpresina? No? No. Ci siamo bastate per oggi. Questo rumore. Ma che cazzo? No, è troppo inquietante sto gioco. Veramente. Ok. Mettiamo questa lanterna e vediamo cosa succede.